tutti, oggi è martedì 14 febbraio ed è San Valentino, yeah! Luna, cosa facciamo oggi? Niente. Oggi ricomincia per me la routine universitaria, quindi sarò tutto il giorno in università, giornata full, dalla mattina alle 9:30 fino alle 5:30. Quindi mi porto la merenda del mattino, il pranzo e la merenda del pomeriggio. A metà mattina mi porto delle gallette con la bresaola. Per pranzo, visto che negli ultimi giorni su Instagram ho postato le uova alla fashions, che praticamente sono uova alla coque, mi avete tanto chiesto come si preparano. Allora ho pensato di fare un video dove vi faccio vedere come si fanno. Praticamente metto a bollire l'acqua. Quando l'acqua bolle, metto le due uova nel pentolino e faccio partire il timer. Dopo 5 minuti e 30 secondi spengo il fuoco e lascio riposare le uova dentro l'acqua bollente altri 30 secondi. Quindi in tutto sono passati 6 minuti, scolo e poi passo sotto l'acqua fredda, gelida, per bloccare la cottura. E questi sono i tempi di cottura che io ho studiato. E solitamente funzionano, non sempre, però solitamente funzionano. Poi per pranzo, quindi, oltre alle uova, mi sono preparata dei fagiolini che avevo già cotto ieri sera per cena. Ho aggiunto dei fagioli che io solitamente cucino un po', perché ho visto che fagioli e piselli crudi mi fanno un po' di gonfiore, mentre i ceci no. E poi della pasta. Dopo averla cotta, la scolo subito in acqua gelida e la lascio anche immersa nell'acqua fredda, perché così si blocca davvero la cottura e la pasta non rilascia più l'amido. Poi come merenda prima dell'allenamento voglio della frutta, però non ne ho assolutamente in casa e non ho voglia di portarmi le barrette, proprio voglia di frutta vera. E quindi penso che passerò dal supermercato adesso prima di andare a lezione a comprare un frutto. E siccome è San Valentino e a San Valentino il cioccolato non può mancare, che te lo regalino o che te lo mangi da sola, io mi porto un cubetto di cioccolata. Per stasera ho già tirato fuori il pollo perché ho intenzione di farmi una semplicissima pasta pollo, broccoli e parmigiano. E basta. Quindi, io e la mia dolce metà, che vuole scappare di già, perché vuoi scappare? San Valentino, festeggiamo! Vi salutiamo? Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Alla palestra e sono abbastanza stanca. La mia stanchezza non deriva dalle lezioni pesanti o dalle ore di lezione, ma dal fatto che esco la mattina alle 9 e adesso sono le 7:30. E quindi secondo me è stancante passare tutta la giornata fuori, tutta la giornata in giro, non avere un secondo per rilassarsi o comunque di stare a fare le cose proprie. Ho dovuto anticipare la mia giornata di HIIT dal giovedì a oggi, perché ieri è successa una cosa per cui, cioè, mi reputo una sfigata pazzesca. Praticamente ieri mattina mi chiamano i miei genitori dicendo che sarebbero passati a trovarmi qua a Piacenza. Allora, mentre io sono qui a studiare,
diciamo che ho altri passatempi rispetto al sistemare, al pulire, cioè sono proprio cose che passano un po' in secondo piano. Sicché ieri mattina, quando mi hanno detto che stavano per arrivare, in casa è partita la rivoluzione e mi sono messa a sistemare, passare l'aspirapolvere, pulire. Secondo me, quando ho passato lo straccio per terra, devo aver fatto un movimento brusco che mi ha causato un stiramento o qualcosa alla spalla, perché da ieri mi fa male alzare il braccio, arrivo a questa altezza e se non ho niente in mano, ok, riesco anche ad andare oltre. Ma ad esempio oggi facevo fatica ad alzare la mia borsa col computer dentro, quindi cioè io non posso... Uno si può fare male a fare le pulizie di casa? Cioè, ma sì, è possibile nella mia vita? Cioè, la prossima volta farò stretching. Quindi, oggi avrei dovuto allenare petto e spalle, però ho deciso di non farlo perché mi faceva male e non mi sarei mai allenata bene. Una tendenza che spesso abbiamo noi donne, perché gli uomini, non me ne vogliono, sono un po' più lagnosi. Se gli fa male un dito, un'unghia, ah, apriti cielo. Invece noi donne siamo, ah, è successo niente, andiamo avanti, andiamo avanti. Io ho un fratello, quindi posso dirlo, ho un ragazzo, quindi posso anche dirlo. Noi donne abbiamo la sopportazione del dolore un pochino più alta. E quindi spesso siamo piccole Wonder Woman, nel senso che possiamo fare tutto, non fa male niente, andiamo avanti, finiamo la giornata. E questo va bene, però a volte... No, sforzare troppo il nostro corpo può portare a dei danni. Quindi io oggi e domani e anche poi domani ho deciso di lasciar riposare questa spalla, chiedere a Veronica di portarmi del Voltaren o Fastum Gel e curarmela, per poi poter tornare in palestra ad allenarmi normalmente e seriamente. Questo è anche collegato a delle domande che spesso mi fate, cioè che cosa farei se mi ammalassi. La mia risposta è: guarirei e poi ritornerei in palestra. La palestra non è il luogo dove devi andare a sfiancarti, ad ammazzarti, a compensare quello che stai mangiando. La palestra è il luogo dove vai a sfogarti, a muoverti, a costruire e a sentire lavorare i tuoi muscoli. È proprio un cambiamento di approccio, di mentalità. Io oggi ho deciso di fare HIIT perché comunque corro sul tapirulan e tutte le domande che mi avete fatto circa il HIIT le risponderò nel prossimo Q&A di marzo. Quindi adesso smetto di parlare, mi metto a cucinare. Come ho già detto questa mattina, pasta con pollo, broccoli e parmigiano, i miei piccoli grandi amori, oltre a Luna e Jimmy. E se ve lo state chiedendo, il motivo per cui io e Jimmy non passiamo San Valentino insieme è che è un martedì. Siamo due studenti che vivono in due città diverse, quindi non aveva senso fare di tutto, smuovere mari e monti per incontrarsi oggi in una giornata che secondo me è la trovata commerciale più grande del mondo. Festeggeremo, meglio staremo semplicemente insieme, tra un paio di settimane che andremo un weekend a Genova. Questo è il motivo per cui questa sera sono da sola, ma in realtà sono da sola soltanto a cena, perché dopo cena mi incontro con le mie amiche al pub. Quindi adesso ceno, poi esco, ma il vlog continua e ci vediamo domani. To be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Ciao Luna, ci vediamo dopo. Non essere arrabbiata, torno. Ehi. Ciao. Goditi il sole che è
Anche oggi è tornato. Il sole torna sempre quando vlogo. Dovrei vloggare davvero ogni giorno. Buongiorno a tutti, sono appena tornata all'università. Oggi ho soltanto lezione la mattina, quindi per la gioia di Luna e la mia ho il resto della giornata libera. Adesso è circa l'una, quindi mi preparo il pranzo. Voglio prepararmi una pasta. Siccome domani parto e torno a casa a Padova, voglio un po' svuotare il frigo, quindi diciamo che è una pasta un po' svuota frigo. In una padella metto gli spinaci e li sbollento, a parte metto a cucinare la pasta, poi quando gli spinaci sono cotti sciolgo il formaggino tipo Philadelphia nella padella e così lo finisco. E poi, una volta ultimata la cottura della pasta, la scolo, la verso in padella e facciamo amalgamare il tutto. Aggiungo del tonno e poi infine aggiungo i pomodorini secchi che avevo messo in ammollo in acqua prima di iniziare a cucinare. E poi alla fine aggiungerò delle noci. Prima di mettermi a cucinare voglio farvi un piccolo update della mia spalla. Sta molto meglio, diciamo che il giorno di pausa ieri ci stava. Oggi nuovamente non allenerò upper, ma farò il mio secondo leg day della settimana, che coinvolge l'uso della spalla, quindi spero che non mi dia troppi problemi. Quindi adesso io mangio e dopo, nel primo pomeriggio, vado subito ad allenarmi. Vi inserisco la clip dell'allenamento, che però ci tengo a dire che non è il video esattamente girato oggi, ma l'ho girato la settimana scorsa. Però è lo stesso allenamento, quindi non cambia niente. Ehi, sono tornata a pranzo. Yeah, I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, you going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Had a doubt, felt
like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, be going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, it feels right. Sono appena tornata alla palestra e sono un po' arrabbiata, ma un po' più amareggiata. Perché ad un certo punto, quando avevo finito il mio allenamento, mi si è avvicinato un personal trainer della palestra e mi ha detto che facendo i carichi pesanti che faccio io, a lungo andare mi si ingrosseranno le gambe. Cioè, dentro di me io volevo tipo prendere la sua testa e sbatterla contro il tavolo. Però in realtà ho sorriso, ho annuito e sono andata via. E la cosa mi ha dato fastidio perché c'è un problema di fondo. Quello che mi ha detto non è vero. Cioè, quando carichi molto e vai a stimolare il muscolo, a crescere il muscolo, questo è vero che all'inizio c'è un ingrossamento della gamba, perché se tu hai sia muscolo che grasso e aumenta il muscolo, aumenta la gamba. Però piano piano il muscolo va a mangiucchiarsi il grasso, e questo l'avrò detto 10.000 volte, ma io lo ripeto, va a mangiucchiarsi il grasso e pian piano, a lungo tempo, la crescita del muscolo va a rimpiazzare tutta la gamba e quindi la gamba alla fine sarà solo muscolo. Allora, sì che tu mi potrai dire che se aumento il muscolo mi aumenta la gamba, ma qui stiamo parlando di livelli in cui la mia gamba è solo muscolo e la mia gamba, per come mangio, per come sono, non sarà mai solo muscolo, perché sono una donna e quindi comunque avrò sempre dell'adipe perché mangio e quindi comunque avrò sempre dello strato in eccesso, ma che a me va benissimo e che voglio perché è giusto averlo, perché è normale averlo. Quindi nel caso io avrò soltanto muscolo nella mia gamba, allora tu mi potrai dire se continui a caricare così tanto o se aumenti i carichi, allora ingrosserai le gambe. Ma adesso, o anche per sempre, è impossibile. Quindi questo discorso che mi ha fatto non ha senso, non esiste. E quello che mi dà ancora più fastidio è che questa persona si è rivolta a me senza pensare minimamente a chi io possa essere, cosa posso aver passato, cosa ho passato. E io non pretendo che si sappia la mia storia, però pretendo che quando una persona parla a qualcun altro e gli dice cose del genere, soprattutto, cioè mette in dubbio quello che una persona sta facendo, poi andando a fargli una critica fisica, perché poi alla fine mi ha anche detto: si vede che sei più svilappata di gambe e meno di spalle e di upper, cioè uguale tradotto, cioè le gambe più grosse delle spalle. Quindi questa cosa a una persona che è sensibile, perché io mi reputo una persona comunque sensibile, dato quello che ho passato, data la persona che sono, può creare problemi. A me adesso non crea alcun problema. Mi sono girata, l'ho mandata a quel paese, dentro la mia testa, su Instagram, e adesso ne sto parlando, ma a tempo 20 minuti e l'ho già dimenticato. Ma ad altre persone, o a me 3 anni fa, questo poteva entrare dentro, poteva creare dubbi, angosce, ansie, mettere in dubbio quello che si sta facendo. Per cosa? Per un commento stupido di una persona che dovrebbe saperne qualcosa e di cui quindi ti dovresti anche un po' fidare. Ed è una cosa che mi fa arrabbiare. Quindi basta, ragazze e ragazzi, però questo è un po' un problema un po' più delle ragazze, perché siamo un pochino più predisposte. Fare sollevamento pesi, caricare con bilancieri, manubri, stare in sala, usare carichi pesanti non vi fa ingrossare, ok? Non ascoltate queste persone, affidatevi davvero a chi ne sa.
se Fran mi ha dato un programma in cui devo caricare molto, io lo seguo perché Fran è qui, questo personal trainer è qui. Affidatevi a persone che ne sanno e non fatevi influenzare da commenti idioti. Uff, out, bene, riprendiamo con il sorriso. Adesso io sono tornata a casa relativamente presto. Mi preparo la merenda, che è una merenda che ho deciso di copiare spudoratamente da Smarties. Se non la conoscete, è Smarties su YouTube e è una merenda al bacio. Si tratta di una banana, sono passata a prenderla prima di tornare a casa, tagliata a metà e messa faccia in giù in padella. In questo modo la banana si riscalda e dopo 3-4 minuti si toglie dalla padella, si mette nel piatto, spolverata di cannella, spolverata di burro d'arachidi. Io poi ci ho aggiunto del quark perché mi mancava la fonte proteica, ma è davvero buonissima. La banana si stacca dalla buccia e io ve lo consiglio davvero. Andate a vedere il suo canale perché è pieno di ricette pazzesche, easy come le mie, niente di trascendentale, ed è una ragazza molto alla mano e mi piace molto. Detto questo, io chiuderei anche qui questo vlog, visto che dato il mio sproloquio si è allungato a dismisura. Passerò il pomeriggio a mangiare, mettere a posto gli appunti, quindi spero che questi 2 giorni insieme vi siano piaciuti e ci vediamo nel prossimo video. Luna, chiudi le gambine, non si mostrano così le vergognette, eh? Perché quando tiro fuori la fotocamera sei sempre così a pulirti lì? Svergognata, svergognata. Ok, ok, ok. Abbiamo capito. No, maglione, maglione, maglione. Aeroplano. Esci modalità aeroplano. Esci dalla modalità aeroplano. Ciao.